visualizzazione del tiro a volo significa mettere a fuoco quel bersaglio che poi cercherai di colpire. Quindi è determinante vedere bene il bersaglio, tant'è vero che i risultati variano molto da una giornata di pieno sole a una giornata nuvolosa. Noi la visualizzazione intendiamo la percezione del piattello. Il piattello prima viene percepito dall'atleta, prima parte l'azione, più facilmente viene rotto, con meno difficoltà. La visualizzazione è molto importante, io la utilizzo. La utilizzo prima di entrare in pedana, quindi cerco di immaginarmi piattelli che poi io mi ritrovo ad affrontare durante la serie, quindi il destro 45 gradi, che è idealmente il piattello più difficile, cerco di immaginarmi lo schema che io andrò ad affrontare. Io non credo che sia così importante, io penso che sia un aspetto che va a complemento di tanti altri, cioè deve venire un po' automatico questo discorso, non deve essere troppo pensato, perché poi dopo ci porta via comunque l'attenzione anche, no? Perché è vero che dobbiamo stare attenti al fatto che uscirà a destra, a sinistra o forse dritto e visualizzarlo, ma dobbiamo anche pensare a tutto il resto. Quindi dobbiamo pensare a muovere il fucile in modo morbido, a non strappare, a non mettere troppa forza nello strumento, perché altrimenti va dove vuole lui e non dove vogliamo noi, a non staccare la testa, a essere coordinati. Abbiamo tantissime cose a cui dobbiamo pensare, quella è una di quelle. Lanciare lo sguardo, a mio avviso, molto più avanti rispetto al testimone. Questo perché? Perché noi colpiremo il bersaglio intorno ai 35-36 metri, il bersaglio a quella distanza avrà una velocità che non è uguale a quella di uscita. Riporre la nostra attenzione in quel punto e in quell'istante in cui noi daremo l'input vocale per vedere uscire il piattello. Ci sono diversi modi di intendere il momento di uscita del piattello. Comunque, secondo me, resta la parte centrale del nostro sport. Per quanto riguarda la rapidità, faccio svolgere delle esercitazioni con dei piccoli attrezzi. Uso molto le palline da tennis, che sotto diverse forme o palleggi con una mano o con due mani, oppure anche in situazioni di equilibrio instabile faccio fare dei lanci o al muro, oppure io stesso faccio dei lanci al tiratore. È fondamentale che il tiratore concentri la sua attenzione su un oggetto in movimento. Noi come federazione, come l'azienda Fiocchi e altre aziende italiane, abbiamo una storia importante, frutto di lavori, di impegni, di passioni, di grandi successi, anche di qualche insuccesso. Una delle eccellenze italiane del nostro Made in Italy, della nostra storia, non solo degli atleti, della federazione, ma anche dell'azienda del settore, in questo caso l'azienda Fiocchi è famosa nel mondo, perché di fatto l'Italia possa ricevere delle attenzioni, delle considerazioni, ma anche delle opportunità.